diciamo che c'erano dei casi più importanti sopra, si è dato la precedenza a delle persone che hanno subito danni più rilevanti. Io stavo in cima alle scale, quando ha battuto sul molo sono precipitato giù dalle scale e sono arrivato fino a metà sul pianerottolo, diciamo. Ha battuto la testa? No, per fortuna no, solo il polpaccio e la spalla. E un po' di paura? Quella viene spontanea, no? Ma non è paura, è quel senso di non capire dove, cosa ti sta succedendo, però. Adesso sta aspettando di essere trasferito in ospedale? Certo. Mi conferma che diciamo, l'incidente è accaduto proprio mentre stavate per scendere dal traghetto? Certo. Quando, diciamo, dove eravate? Io almeno ero su come tanti altri, però io ero in prima fila davanti alle scale. E vi stavate preparando per scendere? Per scendere, sì. C'era anche la catenina, penso che la catenina si sia rotta, non lo so, perché andando giù, stesso l'impatto, la catenina si è sganciata. Con lei è caduto qualcun altro? Una signora, una forestiera, diciamo, però lei è caduta dietro di me ugualmente nelle scale, ma penso non si sia fatta nulla perché poi è andata via, non aveva dolori. Lei quali dolori sente in questo momento? Io adesso al momento dietro la spalla e un polpaccio, mi si è gonfiato il polpaccio, avrò battuto su un gradino qualcosa, non so di preciso. Siete stati soccorsi subito, immediatamente siete stati... Diciamo che c'erano dei casi più importanti sopra e si è dato la precedenza a delle persone che hanno subito danni più rilevanti. Quindi sostanzialmente ha fatto un volo consistente? Sì. Di quanti metri più o meno? Se filmate la scala, dalla cima delle scale al pianerottolo.